parliamo di ambiente. Che ci, cosa ci azzecchi tu con questa manifestazione? Stavo passeggiando. Io non posso passeggiare. Sì, sì. No, dico, no, ma hai volevi partecipare? Sto camminando, sto andando a vedere il mare di Taranto. Benissimo. Sull'Ilva che pensi? Sul futuro dell'Ilva? Sei per la chiusura? Io sono per la chiusura. Sappiamo, senza se e senza ma. Ecco, tu invece... Hai imparato questa frase, la racconti. No, l'ho imparato perché la mia storia è la mia vita. Vedi, io sono... La tua posizione qual è? No, capire la tua posizione. C'è un dibattito lunghissimo, allora, da vabbè, fare. Sintetizziamo. Ma io non ho il tuo livello. Tu no, candidato sindaco. E tu lo sei stato candidato. Sei stato candidato sindaco con un buon risultato. Se vuoi possiamo parlare. Vabbè, possiamo parlare di Russa, però. Come sindaco stai diventando? Ti stavi anche avvicinando. Stiamo parlando di siderurgia. Se vuoi parlare di siderurgia, no, ascoltami, la vuoi va chiusa? Ma io, se chiedi a me se io avessi mai voluto l'impianto, Taranto ti avrei detto oggi, mai oggi, in assoluto. Oggi, la tua posizione sull'Ilva. Non puoi fare una differenza tra A e B. Mi rispondi. Se vuoi facciamo un ragionamento. Se allora, la tua ho capito che tu non ci no, mi devi rispondere. Non la vuoi, cosa vuoi sull'Ilva? Questo signore non dice cosa vuole fare. La vuoi chiusa o aperta? Non puoi fare un ragionamento. La vuoi chiusa o persa? Tu vuoi solo provocare. No, mi rispondi. Ma non ci fare una domanda. Ma non ti riesco. Non vuoi dire che ti cosa? Manca una cosa. Cosa? Il manifesto, l'Ilva no. È la mia storia che non faccio. Non c'è bisogno di manifesto. Ma poi posso raccontare la storia tua. La se puoi cominci a parlare della storia tua. Finisco dopo la campagna elettorale. Ho combattuto tanto. Per Taranto ho sempre lottato. Senti, e mi dici tu che cosa? Su l'Ilva, la tua posizione è una cosa. La puoi dire, no, pubblicamente, la chiudiamo o no? La tua posizione sul libro? Devo decidere io. No, la tua posizione, tu di Piero che Vitetti, possa deciderlo io. Uomo e cittadino ma e puoi candidato. Fare tu che sei candidato. La tua posizione. Allora non lo puoi posso dire. Fare io. Allora, ma non è la mia competenza. No, io sono candidato al consiglio comunale, minimo. Vabbè, ma l'hai un'idea, hai un'idea tua sul libro? E qual è? Ma dobbiamo fare un ragionamento complesso, rispondi. Elaborato. No, rispondimi ora. Ma tu pensi che l'Ilva la possa chiudere con la chiavetta? Articolo 52, ma tu pensi, 4, sai che cos'è? Io, articolo 54, allora, se mi racconti il contenuto, il contenuto, sì, se lo dici un numero a memoria, lo facevo, mio figlio alla prima elementare. Adesso benissimo, il sindaco ha il potere di emettere ordinanze sottoscrivibili e urgenti in casi gravi per assicurare, per garantire la pubblica. Non sei preparatissimo. Non sei preparatissimo. Cosa manca? Hai studiato l'unico articolo del tuo, anzi l'unico comma del tuo. Bene. Ma non sei preparato. E sai cosa dirà devi questo? Studiare. E tu devi imparare che la strategicità di cui tu vuoi parlare, è superata. E devi studiare. C'è l'articolo 41 della Costituzione. Io sono abituato a studiare amico, a parlare. Prima di parlare con no. Me, c'è all'università. Ti devi laureare, ti devi specializzare in diritto amministrativo. E poi forse puoi parlare con se me. Se voi possiamo trattare forse. Il tuo e la memoria. Dal primo all'ultimo. E quindi è grave che tu non sappia che i poteri del sindaco. Tu ti sei candidato sindaco, tu ti sei candidato sindaco. Avete speculato voi con la pelle di Tarantino. No! Da Meluccia a Emiliano, caro Piero. Non dilla nessuno. La tua posizione sull'Ilva. Te l'ho detto. Dilla. Te l'ho detto. Non sono così settario come te. Quindi? Non ho la chiavetta per fare on e per fare off. Lo sai, no? Lo sai che quando brucia un palazzo che fai? Deve fare ancora chiami l'estintore o no? Scusa. Usi l'estintore o no? Non si dobbiamo sa. Stare tutta la giornata che si scioglie il gelato del bambino. Buona campagna elettorale. Anche questo signore ha paura di dire la sua posizione. Mai avuto paura buona di campagna elettorale.